nel punto più ampio dell'alta valle del Tevere, fra città di Castello e Sansepolcro e precisamente a confine dell'Umbria con la Toscana e le Marche, sulla strada che dalla valle del Tevere attraverso il passo di Bocca Traparia porta alla valle del Metauro, sorge il castello di San Giustino. Il castello feudale di San Giustino fu costruito dai Bufalini nel 1400 su disegno del famoso condottiero ed architetto militare Giovanni Vitelli. È importante per l'architettura militare perché uno dei primissimi esempi di castello protetto dall'artiglieria a mezzo di terrapieni rialzati che circondano il fossato a forma di stella del castello. Essere stato parte del fideicommesso istituito nella fine del 1500 da Giovanni Pietro Bufalini ha fatto sì che il castello, il giardino all'italiana, le decorazioni, le statue, i quadri, la mobilia eccetera siano giunti intatti fino al presente, dando una precisa idea della vita e dei costumi della famiglia, la quale dette la madre al grande ministro di Francia, il cardinale Giulio Mazzarino, che aveva per stemma il fascio littorio e che fu l'unificatore, l'artefice della grande monarchia francese che portò al massimo splendore politico e militare. Nella seconda metà del 1500 fu ridotta a villa, o meglio a palazzo forte, da due dei migliori artisti del Rinascimento, e cioè da Vasari e da Cristoforo Gherardi, che oltre alla parte architettonica, logge, saloni, scale d'onore eccetera, ne curarono la decorazione con splendidi affreschi, in gran parte magnificamente conservati.